Ciao, benvenuti sul mio canale, io sono Gianina e oggi porterò qui sul mio canale il segreto di dimagrire senza dieta. Ebbene sì ragazzi, c'è un segreto che lo sappiamo, lo conosciamo da tanti anni, ma non lo sapevamo gestire, non l'abbiamo saputo tirare fuori. Ebbene sì, oggi manderò a fanculo tutte quelle diete. 3 kg in 3 giorni, 7 kg in 7 giorni, la dieta mangi solo erba, la dieta mangi solo carne, no raga, no, spiccioli, questi sono spiccioli, spiccioli. Io oggi vi darò il segreto. Ho aperto il vaso di Pandora e è uscito da là, nene, sto a parlare meno, e stava lì nascosto, non voleva farsi vedere. Ebbene sì ragazzi, Ebbene sì ragazzi, e l'ho detto un'altra volta, ma porca, ricomponiti. Allora, quello che vi dirò oggi andrà al mio discapito, perché vi svelerò il segreto per cui puoi perdere da 2-3 kg in una settimana senza stare a dieta. E questo perché va a mio discapito. Io mi occupo di educazione alimentare, quindi seguo le persone a dimagrire. La gente mi paga per spiegargli come deve mangiare, cosa deve mangiare, quando deve mangiare e così via. Ma io oggi voglio svegliarvi, sì, ve voglio svegliare. Ve voglio svegliare questo segreto perché serve, perché serve a ogni persona, non solo a quelli che devono perdere peso, ma anche per la nostra salute. Ci vogliamo bene, vogliamo volerci bene, allora dobbiamo fare delle scelte nella nostra vita. Vogliamo vivere una vita sana e allora dobbiamo fare dei sacrifici nella nostra vita. Nulla si ottiene senza un minimo di sacrificio. Mi dispiace dirvelo, ma è così, qualsiasi cosa. Vuoi avere un bel lavoro, devi farti un il mazzo così, devi che ne so, fare una competizione, devi impegnarti, devi raggiungere un obiettivo, ti devi impegnare. Qualsiasi cosa nella nostra vita ha bisogno di un impegno, di un obiettivo. Che stai a fare? Che hai fatto? Parla. C'è da fare. Bravo Matteo, vedi? Matteo si è impegnato tanto e ce l'ha fatta a superare il livello del videogioco. Qualsiasi cosa, e si sta impegnata da ore. Qualsiasi cosa ha bisogno di impegno. Questo video si come si dice a te? Oui. Vuole, si riferisce, come si dice? Questo video vuole farvi. Ok, no, volevo dire a chi si, perché a chi riguarda. Riguarda le persone che hanno, non sono tanto in carne. Oh bravissimo, ok. Questo vedi, vedete, c'è il mio aiutante qua, grazie amore. Questo video non è per chi deve perdere tanto peso, però già iniziare da questi piccoli segreti che io vi dirò, anzi grandi segreti che oggi vi dirò, vi aiuterà a portarvi sempre a migliorarvi. Quando avete da perdere tanto peso c'è bisogno di uno specialista, perché vi deve dire cosa mangiare, come mangiare, quanto mangiare, soprattutto quanto mangiare. Ma se voi iniziate oggi questa sfida, fate questa sfida con Gianina, per una settimana fate quello che vi dico io e poi vediamo se avete avuto un cambiamento o no. Ma io scommetto, mi scommetto le palle, guardate, 2 kg. 3 kg in una settimana le buttate sicuri. Se voi da questo momento fate ciò che vi dirò. La prima cosa, eliminate lo zucchero bianco. Ebbene sì, è questo il segreto di oggi che vi do. No. Sì, 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 lo zucchero bianco è responsabile delle peggior malattie. Ipertensione, diabete, malattie cardiache, anche del tumore, tutte le più brutte e le malattie del secolo sono causate dallo zucchero insieme al grassi e così via. Ma lo zucchero è uno dei responsabili di queste, dello svilupparsi di queste patologie. Ci sono giovani, ragazzi,
40 anni, 35 anni che sviluppano diabete, che fanno malattie cardiache, che soffrono di ipertensione. Per questo vi dico, buttate lo zucchero bianco. Cercate per una settimana, una sola, non ho chiesto mesi, anni, una settimana della vostra vita, dedicatela a questa. Rinunciate allo zucchero bianco. Cercate anche che gli alimenti non lo contengano perché sti farabutti delle industrie lo mettono ovunque perché fa da conservante. Uno e due, porta alla dipendenza. Questo che significa? Che perché noi compriamo e ricompriamo le stesse cose? Perché dentro c'hanno lo zucchero e noi siamo mentalmente e fisiologicamente influenzati a causa della dipendenza da zucchero, che è lo zucchero che si trova negli alimenti. E questa ci fa sempre volere di più perché sempre comprare quelle merendine, volere sempre il dolce. Perché? Perché crea dipendenza. È come una droga. È come una droga, esattamente, è la droga alimentare. Il secondo segreto che vi voglio svegliare con tutto il cuore è che l'acqua fa dimagrire. Yeah! Sì, ebbene sì, ragazzi, l'acqua fa dimagrire. E questo perché? Rispune un'altra volta. Sto a parlare a me. Arriva alla cellula del grasso e gli dice: ah bello, mo tocca a me, te devi da levare. E lui si fa spazio dalle gomitate, dice levati. E il grasso si scioglie, se ne va e si elimina dal corpo perché tu hai bevuto acqua e hai dato al tuo corpo ciò di cui ha bisogno. Bevete tanta acqua, superate i 2 litri, 3 litri, se fate attività fisica anche 4, non succede niente, ragazzi, non si affogate. Ci sono i palestrati, quelli che fanno i bodybuilding, che bevono 7 litri al giorno, non sono morti. Quindi avete bisogno, devi bere l'acqua. E questo è il segreto, elimina lo zucchero e bevi acqua, vedrai come si scioglie tutto. E piano piano sparisce la cellulite, spariscono le maniglie d'amore. Perché questo vale anche per i maschi, mica sto a parlare solo per le femmine, per tutti, piccoli, grandi, maschi e femmine, indipendentemente. Eliminate il zucchero e bevete l'acqua. E la terza cosa, lo so, raga, ve l'hanno detto tutti, i dottori ve lo dicono sempre: movimento. Mi dispiace, non si può dimagrire senza muoversi. Fate due cose. Prendete le scale anziché l'ascensore, andate a piedi se dovete fare delle cose abbastanza vicine. Certo, se devi andare 20 km, uno dice poi quando arrivo si è fatto notte. No, le cose, cercate di fare le cose più possibile con il vostro corpo, non con i mezzi. Cercate di mettere in movimento il sangue se si muove, no? Cresce il battito cardiaco. Si muove l'ossigeno, va là, scioglie il grasso e lo manda a fanculo. Quindi, tre cose. Questo è il segreto mio di oggi. Zucchero bianco, no? Tanta acqua, ma tanta, tanta, tanta. E movimento. Vedrete che in una settimana, io vi ho detto, io mi scommetto le palle. Anzi, se non è così, guarda, mi taglio i capelli. Mettetevi alla prova, fate una settimana di questa prova senza pesare niente, senza fare niente. Provate a fare questo e vedrete che dimagrite. Certo, dopo un po' il vostro corpo non perderà più peso, per quello c'è bisogno di una specialista che vi segue nel caso in cui avete più chili da perdere. Aprite la mente, cambiate abitudini, incominciate a volervi bene. Cioè, io da questo video non ho nulla da guadagnare, anzi, c'ho da perdere perché c'avevi 3-4 kg da perdere, non vieni più da dieta giannina perché io ti ho detto il segreto. Non me ne frega niente, voglio che cambiate mentalità, imparate a volervi bene. È questo il segreto. Impariamo a volerci bene. Fai questo piccolo gesto per la tua vita, per la tua salute, perché nessuno ti verrà a bussare alla porta e dirti: ma mi metto io a dieta al posto tuo, ma faccio io sport al posto, ma non ti preoccupare, bevo io l'acqua. No, solo tu da solo, senza nessuno, potrai fare del bene a te stesso. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e chi ha tanti chili da perdere,
venire da Dieta Gianina, seguitemi su Instagram, Dieta Gianina It, It come Italia, perché c'è pure quella rumena. E niente, ci vediamo al prossimo video. Like, ciao!